siamo prontissimi per entrare nel vivo del nostro speciale elezioni amministrative. Ricordiamo infatti che anche a Siena si voterà il 15 e 16 maggio prossimi per il rinnovo del Consiglio Comunale. E prima di presentare i candidati e le liste che li sostengono, però lasciami dire una cosa molto importante: il voto è un diritto che va esercitato sempre. Sono assolutamente d'accordo con te. E adesso è arrivato il momento di dire chi sono i 5 candidati a sindaco per Siena. Franco Cecuzzi, sostenuto dalle liste PD, IDV, Federazione della Sinistra, SEL, Riformisti e Siena Futura. Gabriele Corradi, sostenuto da Nuovo Polo per Siena, FLI, API, UDC, liste civiche senesi e lista civica per Corradi sindaco, che però non ha dato la sua disponibilità a rilasciare questa intervista, quindi è l'unica voce che non sentiremo. E poi Alessandro Nannini, sostenuto da PDL, Lega Nord, lista civica Io amo Siena e Movimento per la difesa della senesità. Michele Pinassi, sostenuto dal Movimento Siena 5 Stelle, e Laura Vigni, sostenuta dalla lista Sinistra per Siena. E allora, in rigoroso ordine alfabetico, li ascolteremo rispondere alle stesse 3 domande su diritti e servizi che riguardano il mondo arcobaleno, per capire che tipo di impegni vorranno prendere per la città. Cominciamo subito con Franco Cecuzzi, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Il 23 maggio la Camera sarà chiamata a votare la proposta di legge contro l'omofobia e la transfobia. Nel caso in cui non venisse approvata, e se lei dovesse essere il futuro sindaco di Siena, si impegnerà a promuovere iniziative a sostegno della legge, come la mozione approvata dai consigli comunali di molte altre città d'Italia? Certamente sì. Tanto mi impegnerò alla Camera dei Deputati, dove è stata nuovamente calendarizzata, come parlamentare per sostenerla con tutte le forze. Ma ricordato purtroppo che lo stop che ebbe la discussione della legge fu per responsabilità della maggioranza di centrodestra e dell'UDC, che la vollero rimandare in commissione ben sapendo che in questo modo avrebbero purtroppo prodotto un gravissimo danno. Infatti è dal novembre 2009 che stiamo cercando di ricalendarizzarle. Adesso ce l'abbiamo fatta, soprattutto grazie al nostro impegno. Nella malauguratissima ipotesi che ci dovesse essere un nuovo stop, certamente il Comune di Siena approverà un ordine del giorno per sollecitare nuovamente questa discussione e l'approvazione della legge, che allineerebbe l'Italia al diritto più avanzato di altri paesi come possono essere la Germania, il Regno Unito, la Spagna. Da parte sua c'è la volontà di realizzare campagne di sensibilizzazione e informazione sui temi legati all'omosessualità e all'omofobia e quella di mettere in campo servizi concreti per la comunità LGBTQ? E in tal caso, quali servizi si impegnerebbe a garantire da subito? Ho visto in queste settimane in cui stavo costruendo il programma altre esperienze di altre città e ho notato con piacere che una città molto vicina a noi, quella di Arezzo, è stato istituito un servizio di consulenza, di counseling, che ha avuto diverse persone che si sono rivolte e che è stato un punto di riferimento molto concreto. Se ne occuperà il nostro assessorato alle politiche sociali e la commissione pari opportunità, perché si tratta certamente per il Comune di Siena, che è sempre stato un comune all'avanguardia dal punto di vista dei diritti dei cittadini, di una opera di sensibilizzazione molto importante. È favorevole all'istituzione del registro delle coppie di fatto, di un certificato unico di famiglia che comprenda anche le unioni omosessuali e possa permettere l'accesso ad alcuni servizi, come ad esempio la graduatoria per gli alloggi popolari o altri benefici di competenza comunale? Penso che sia giunto il momento che Siena vada ad aggiungersi finalmente agli altri comuni toscani. Il primo è stato Pisa, che ha istituito il registro delle coppie di fatto. Io sono molto favorevole e mi impegno, nel caso in cui sarò eletto sindaco, a istituirlo prima possibile. Bene, noi ringraziamo Franco Cecuzzi e rivolgiamo le stesse domande al candidato Alessandro Nannini. Benvenuto ad Oltre le Differenze. Buonasera a tutti, piacere, saluti da tutti quanti. Il 23 maggio la Camera sarà chiamata a votare la proposta di legge contro l'omofobia e la transfobia. Nel caso in cui non venisse approvata e se lei dovesse essere il futuro sindaco di Siena, si impegnerà a sostenere iniziative a sostegno della legge come la mozione approvata dai consigli comunali di molte altre città d'Italia? Guardi, per questo dell'omofobia io non ho assolutamente problemi, quindi dal punto di vista della differenziazione, dal punto di vista degli omosessuali, non credo a questa cosa qui. Ho sempre vissuto fuori dall'Italia, da San Francisco e da altre parti, per cui la ritengo una cosa abbastanza normale. Per quanto riguarda l'orientamento sessuale delle persone, non posso e non debba essere un motivo di discriminazione o la causa scatenante di atti di violenza. Da parte sua c'è la volontà di realizzare campagne di sensibilizzazione e informazione sui temi legati all'omosessualità e all'omofobia? E quella di mettere in campo servizi concreti per la comunità LGBTQ? E
in tal caso quali servizi si impegnerebbe a garantire da subito? Guardi, dal punto di vista del Ministero delle Pari Opportunità è già stato fatto, hanno già speso 2 milioni di euro dal 2009 per sensibilizzare queste campagne di informazione e sensibilizzazione su questo. Dal punto di vista del Comune io lo farò se il Comune avrà, diciamo, la disponibilità dal punto di vista anche economico, perché in questo momento qui credo che abbia dei problemi il Comune dal punto di vista del bilancio. E poi comunque sia, su questo sono perfettamente d'accordo anche con la Carpagna, ecco, che ha fatto questo su questo punto qui per i giovani, con fronti per i giovani, mettere in campo qualcosa di concreto in ambito comunale, vuol dire coordinarsi e anche collaborare con questo importante dipartimento governativo. Non vedo il problema. È favorevole all'istituzione del registro delle coppie di fatto o di un certificato unico di famiglia che comprenda anche le unioni omosessuali e possa permettere l'accesso ad alcuni servizi come ad esempio la graduatoria per gli alloggi popolari o altri benefici di competenza comunale? Ecco, in questo mi spiace ma non sono molto d'accordo. Il diverso orientamento sessuale delle persone non deve essere un motivo di discriminazione e pregiudizio, come ho già detto, ma arrivare all'istituzione del registro delle coppie di fatto e al riconoscimento, diciamo, legislativo va molto in contrasto con quello che sono i valori sociali, ecco, dal punto anche religioso, che considero una tradizione. Quindi su questo io faccio passare avanti, diciamo, secondo me, coppie, uomini e donne giovani che possono avere figli. Ringraziamo anche Alessandro Nannini e tra poco ascolteremo anche gli altri due candidati. Ci fermiamo solo un attimo, chi non resta con noi non va oltre le differenze.